Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati nel mio canale, sono Yuri. Oggi vi parlerò di un argomento molto delicato sulle moto. C'è anche da dire che il motociclista si vede da come tratta la sua catena. Quindi vi parlerò della trasmissione. Come facciamo a verificare se la trasmissione della moto, ovvero pignone, corona e catena, vanno cambiati? La prima cosa che facciamo ovviamente è vedere visivamente se vediamo qualcosa di anomalo sulla catena, sulla corona, se manca qualche dente, se c'è qualche dente usurato o spezzato. La mettiamo su un cavalletto, facciamo girare la ruota e vediamo se ci sono impuntamenti e se gira libera. Vediamo innanzitutto se la catena è grassa o secca, quindi se è stata ingrassata o si è seccata. Se vediamo che ci sono impuntamenti oppure la catena fa rumori strani, già quelli sono campanelli di allarme. E se dentro la maglia della catena i gommini sono fuoriusciti, perché per chi non lo sapesse, dentro ogni maglia ci sono gli X-ring, che sono praticamente degli O-ring un po' più, molto più duri, di un materiale molto più duro, e quando si usura tanto la catena quegli O-ring tendono a partire, a uscire fuori dalla maglia. Andiamo proprio all'atto pratico, intanto ve ne parlo teoricamente, poi ci spostiamo sulla moto. Per prima cosa dobbiamo vedere la gobba sotto della catena, quanta gobba ha. Misuriamo il gioco che ha la catena. Poi però, una volta misurato, spostiamo la ruota, quindi facciamo ruotare la ruota di 90 gradi, rimisuriamo la gobba, spostiamo altri 90, rimisuriamo la gobba, spostiamo altri 90, rimisuriamo la gobba, prima di compiere un giro completo di corona. Questo ci può dare la conferma se la catena sia o meno da cambiare, perché la maggior parte delle volte la gobbatura della catena non è uguale per tutte e quattro le fasi della misurazione. Magari nei primi 90 gradi ci sono 2 cm, l'altra parte del giro e andiamo a misurare ci sono 4 cm. Questo è dovuto a cosa? Intanto all'usura della catena, ma all'usura della corona. Quindi questi, essendo organi di attrito, comunque si consumano l'un l'altro, e delle volte si consuma più uno che l'altro. Se vedete che c'è questa cosa, sicuramente dovete cambiare la trasmissione. Il consiglio che vi do è cambiare tutta la trasmissione, ovvero di non cambiare solo la catena e quindi lasciare la corona e il pignone perché ma sono ancora buoni, ci sono ancora i denti. No, mettendo una corona nuova su una catena usata, la corona, per adattarsi all'usura della catena, si usurerà prima, e quindi avete sì, ok, utilizzate la moto e non avrete problemi, però la corona comunque si usurerà prima per raggiungere l'usura della catena e del pignone. Questo succede tante volte, che chi vuole accorciare, esco un po' fuori tema, chi vuole accorciare un po' il rapporto della trasmissione cambia o la corona o il pignone. Può fare se la trasmissione ha percorso pochi chilometri, tipo 500, 1000 km, 2000 km, ok, si possono fare queste prove, cambiare la corona, cambiare il pignone e tutto quello che volete. Il pignone magari costa anche meno, però non va bene se la trasmissione ha percorso tanti chilometri, tipo 20.000 km, sono un bel carico di chilometri. Se voi cambiate solo la corona, non va bene. L'altra cosa che dovete notare è l'allungamento della catena. La catena, ovviamente, si usura all'interno nei perni. Quindi che succede alla catena, in poche parole? È come se fosse un filo. Questo filo, più viene usato, più praticamente si allunga, e magari prende gioco tra una maglia e l'altra, che è di tot decimi di millimetro, ma questi decimi di millimetro si moltiplicano per tutte le maglie della catena. Allora, scusate, ma adesso sto col cellulare, vedete questo gioco proprio qui in mezzo? Questo è il gioco che vi dicevo dell'allungamento, dato poi dall'usura, ecco. Tramite i registri che sono sulla ruota possiamo comunque tirare un po', e quindi regoliamo sempre mano a mano la catena, perché è logico che 20.000 km li fai con una trasmissione, ma devi regolare la tensione della catena più volte. Può capitare, e non è una cosa molto rara,
capita soprattutto a chi non cambia tutta la trasmissione, ma va cambiando solamente i pezzi, i vari pezzi. Magari la catena si è allungata talmente tanto che magari su una corona vecchia che c'era prima non succedeva nulla perché la dentatura si era smussata di tanto. Ma se mettiamo una corona nuova, tipo questa, che vedete ha una dentatura molto... intanto è molto stretta, e può succedere che la maglia, quando va in rotazione, non va a finire più dentro la sua sede, ma praticamente prende il dente. E questo può causare due cose: la rottura della catena o la fuoriuscita della catena sulla corona. E penso che sia molto più grave la fuoriuscita della catena, perché se fuoriesce la catena e non si rompe, molto probabilmente va ad incastrarsi con la rotazione della gomma. Non oso immaginare. La corona va perfettamente sulla catena. Che succede nel caso si allunghi la catena? La maglia, se la prima entra, la seconda è come se non entrasse nella sua sede, quindi è come se inciampa sul dente. In questo caso può o rompersi la catena per un estremo tiraggio, oppure potrebbe scavalcare e quindi finire nella rotazione. Quindi praticamente, dati alla mano, io parlo di per passi 5,20, 5,25, 5,30 e 5,32. La distanza che c'è tra una maglia e l'altra è di 15,875 mm a condizione nuova. Allora, come vedete, questa è la catena della moto. Questa è nuova, è un passo 5,20. Quella di cui parlavo è la distanza tra questo punto e questo punto, che deve essere di, quando è nuova, è di 15,875 mm. È uno strumento molto utile che produce ogni bene, e vi lascerò il link in basso in descrizione, dove praticamente misura l'allungamento della catena, quindi voi potete verificare effettivamente se la catena è buona o no. Per prima cosa giriamo a mano e cerchiamo di notare se ci sono strani rumori o impuntamenti. Controlliamo le maglie e vediamo se ci sono anche denti rotti sulla corona. Cosa dobbiamo notare qui? Se ci sono delle piegature sulla catena, tipo questa. Questa cosa qua significa che la catena non è ben lubrificata e quindi tende ad inchiodarsi. Verifichiamo adesso il gioco della catena. Di solito le moto, io parlo della mia, di avere un gioco di 30 mm, 1 cm, 2 cm, 3,5, quindi già è più usurata di quello che pensavo. Facciamo girare la ruota di 90 gradi, rimisuriamo, facciamo girare un altro po' la gomma, rimisuriamo. Uno, due, tre. Qui addirittura abbiamo 4 centimetri. Ma cazzo? Ecco, adesso vi faccio notare una cosa con la marcia dentro. Sentite questo rumore. È praticamente la griffatura femmina del pignone che ha preso il gioco e gioca sull'alberino. Ecco, vedete, non so se riuscite a notare il movimento del pignone sull'albero. Questo significa che sicuramente la trasmissione è consumata. Poi ho anche fine corsa quasi al limite dietro, quindi cambierò la trasmissione. Bene ragazzi, questo video giunge al termine. Abbiamo visto come vedere se la trasmissione della moto è consumata e quindi sostituirla. Ci vediamo mercoledì con il prossimo video. Ciao!